Si sono appena spenti i rumors sull'arrivo della i3 e già debutta la più grande e sportiva i8, secondo modello BMW e prima vettura ibrida di tipo plug-in del gruppo bavarese. 2 più 2 i posti in un modulo battezzato Life, che prevede un abitacolo in materiale sintetico rinforzato in fibra di carbonio, CFRP, e la completa integrazione della tecnica di propulsione, della batteria ad alta tensione, del telaio, delle funzioni strutturali e di crash nel modulo drive in alluminio. Il design evoca le sportive di alto lignaggio, ma le classiche proporzioni di un'automobile sportiva e gli stilemi del marchio sono interpretati in una chiave nuova. Le porte si aprono ad ala di gabbiano, mentre i proiettori full LED di serie prevedono anche la possibilità di montare i proiettori a luce laser come optional esclusivo. Per la prima volta viene previsto l'utilizzo di un 1500 a benzina, un 3 cilindri con tecnologia BMW Twin Power Turbo e potenza di 231 cavalli. La coppia massima raggiunge i 320 Nm e la potenza viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a 6 rapporti. Al sistema, mosso dal motore termico, si affianca un motore elettrico ibrido sincrono, sviluppato appositamente per la i8, propulsore che eroga altri 131 cavalli e trasmette la potenza alle ruote anteriori attraverso un altro cambio automatico a 2 rapporti. La batteria ad alta tensione è agli ioni di litio. La combinazione delle tecnologie BMW Twin Power Turbo e BMW iDrive produce una potenza di 362 cavalli con accelerazioni 0-100 in 4 secondi e 4, ma valori di consumo di 2 litri e mezzo per 100 km. 5 le modalità di guida differenti. Da quella 100% elettrica con un'autonomia massima di 35 km e una velocità di punta di 120 orari, fino alla guida comfort con equilibrio ottimizzato tra dinamismo ed efficienza, o la sport con funzione di boost particolarmente intensa. La quinta modalità, l'Eco Pro, è utilizzabile come elettrico o ibrido. La i8 dovrebbe venir commercializzata con prezzi a partire da 126.000 euro.